Quando si è giovani si è vittime di un sistema. Si è tenuta al Minzoni una delle tappe del premio nazionale 19 luglio 1992 Terra Viva dalla parte della legalità, dedicato alla memoria del giudice Borsellino e agli agenti della sua scorta. La cerimonia, che cade proprio nella giornata nazionale della legalità, ha visto la premiazione di Alessandro Di Battista, del sostituto procuratore aggiunto vicario di Napoli Rosa Volpe e del campione europeo di kickboxing Cristian Luprano. Io sono stato ricevuto un premio sulla legalità, onestamente non l'ho mai ricevuto, questa cosa mi onora, sono molto felice e questo è un paese martoriato, ma anche un paese che ha prodotto modelli e esempi eccellenti. Qui ai ragazzi potrei soltanto dire di non mollare, di crederci fino in fondo e di essere ottimisti anche quando obiettivamente tutto quel che ci circonda ci dovrebbe spingere al pessimismo. L'unica possibilità è provarci, sperando di riuscirci, insomma, non devono mollare. La mattinata, oltre alla premiazione, ha visto un susseguirsi di ospiti e momenti di riflessione e di musica. Presenti gli studenti del Minzoni, a cui è stata affidata anche l'accoglienza degli intervenuti. Un momento importante per i ragazzi, come ricorda la dirigente scolastica Eleonora Vastarella. Ricordare è una cosa molto importante, ma ricordare è importante solo se ricordo determina un cambiamento di rotta del nostro modo di vivere e di pensare. La scuola è un presidio di legalità,